Allora, lui inizia adesso, dura 6-7 minuti. Ok, 10 minuti. Noi prima di 40 non ci muoviamo da qua. Lo faccio solo io? Il mister viene dopo, ti raccomando. Possiamo cominciare con le domande per Anghissà. Le 21 ti provoca, sarà una partita importante quella di domani sera. Quanto il rinvio ha influito su di voi e soprattutto dopo la bellissima prestazione con il Liverpool, contate di poter ripetere una prestazione del genere? I think it will be a hard game, like you said, and we are coming here to win this game. We do everything to win this game, play like a team, like the family that we are. And we know that it will be hard because it's a good team also. They have a lot of quality and they play at home. They want to win this game also. I think we have to be focused on this game, forget about Liverpool because the past is the past. We have to be focused on this game and like I said, we have to play the game by game and today we are the game is against Rangers. We have to be focused on them because it's a good team and we know that the game will be hard, so we have to be ready. The question, which was in Italian, but the question was about this is going to be your first time coming here and playing here, and what do you think about playing in this sort of tournament? Is it something you're really looking forward to, especially after the good start that you got off against last 2 weeks ago against Liverpool? La risposta sì, sarà una partita molto difficile, però per essere preciso siamo qua per vincere, vogliamo vincere come la squadra e la famiglia che siamo. Per forza sarà difficile perché anche loro sono una brava squadra e non dimenticare che Rangers gioca a casa. Dobbiamo essere focalizzate, dimenticare la partita contro il Liverpool, andiamo passo a passo. Però non dimenticare anche i Rangers è una brava squadra. Radio Kiss Kiss. Salve Anghissà, quella con Liverpool è stata la sua prima partita in Champions ed è stata una delle più belle sicuramente che ha giocato qui a Napoli. Invece tra tutte quelle che ha giocato è stata tra le migliori della sua carriera? Thank you. Yeah, it was my first game in Champions and I was very happy because, like you said, I make a good job. I was first of all happy because my team won this game and for me it's the most important. The most important is it's about the team and I just want us to continue like that. If the team play good, I play good, of course. So I hope that we will continue like that and like I said, you have to forget about this game and be focused on Rangers game, so thank you. The question was that was your first game in the Champions League, last time against Liverpool, and it was also one of the greatest games that Napoli's ever had in the Champions League. La risposta sì, è stata la mia prima partita nella Champions. Io sono molto contento. Io sono contento perché abbiamo vinto, però la cosa più importante per noi è che la squadra ha vinto. Quando la squadra gioca bene, anch'io gioco bene. Però continuiamo così, ma non dimenticare che la partita domani è contro i Rangers. Gazzetta dello Sport. Rispetto all'anno scorso, è cambiato qualcosa per te? Cioè ti vediamo più decisivo negli ultimi 20-30 metri. L'assist per il Quartieri a Roma, il gol particolarmente bello con Liverpool. Cosa è cambiato? È cambiato qualcosa in te, nel modo di giocare, per vederti più protagonista negli ultimi 20-30 metri? No, I think
I think I continue to play like last season. Last season I should score 1, 2, 3 goals and make some assists, just because it didn't happen. But I didn't change nothing. I continue to work like last season, and I think today I have more confidence, because I can feel from my teammates and my mister that I'm another player. I'm one of the new leaders in the team, and all those things can make me change. But I don't think that I change many things or a lot of things. I'm the same players. I play with my qualities, and I know that I can score. I can make some assists, but my first job is not to do that. We have strikers, we have offensive midfield, and I just want to do my job. For me, score a goal or make some assists is not the most important. The most important for me is to win with my team. So, the question was that what do you think has changed much about you? How have you changed in the last year, playing a lot more assists and obviously your goal against Liverpool? So how do you think you've changed? Per quanto riguarda l'anno scorso, io dovevo segnare di più, però io non credo di aver cambiato tanto. Io lavoro duro ogni giorno. Oggi mi sento più sicuro di me, perché la squadra e il mister mi aiutano a cambiare un po'. Di nuovo io non ho cambiato molto, siamo gli stessi giocatori, io so che io posso segnare, però abbiamo anche gli attaccanti. Io voglio soltanto giocare bene e vincere è sempre la cosa più importante. Martino. Ciao Frank. Conosci l'atmosfera di questi stadi, il pubblico, la gente, il calore, il tifo, non ci sono barriere. Cosa non dovete fare come errore domani nella partita? Yeah, I agree with you. I saw some videos. I know tomorrow will be hot, so hot. And I think we are ready to play this game. The mistake that we don't have to do for me is to come here like the winning team, because we have to be humble. We have to be humble, because this team, trust me, I saw some video, they have a lot of quality. And we come here to win this game. But to win this game, we have to respect them. We have to play together, do everything together, play like a team. And like this, for me, nothing can happen. So we have to play with respect, humility, and do our job. So the mistake that we don't have to do is to come here like, okay, it's a good team, but we are better. No, in football, everything can happen, and we know that it's a hard game. It will be a hard game, and we have to give our best to win this game. The question was about, basically, what do you think about the atmosphere is going to be like here? There's not any barriers around or about anything else, and it's going to be a very, very full atmosphere tomorrow. What do you feel about that? Is there any things that you shouldn't not do during the game? La risposta, anch'io sono d'accordo. Ho visto dei video, i clip qua, e sono sicuro sarà un'atmosfera incredibile. Però siamo pronti. È importante non sbagliare o pensare che siamo qui solo per vincere, che sarà facile. Sì, lo sappiamo che anche loro è una grande squadra, però dobbiamo rispettarli, dobbiamo giocare come una squadra, dobbiamo giocare con rispetto, perché non possiamo pensare che sarà una partita facile, tutto può succedere. Andre Frank, the atmosphere tomorrow will be a unique one for a Champions League game, given there's only home supporters. Has there been a lot of chat amongst the squad about the importance of togetherness in particular for this game, considering you will have no Napoli supporters at this match? Yeah, I know it would be hard to play without them, but we know that they're with us. They're with us, and we have to give our best for them also, because we know that they continue to push us even if they're not here. But in our hearts, we know that they're with us. So our job is to give everything,
for them because we know that they push us, they will push us even if they're not in the stadium. And for me, if they're here or they're in Napoli, we know that they're with us. And for that, we have to give our best for them also. Allora, cosa ti aspetti dall'atmosfera? Sarà unica, anche del fatto che non ci sono i vostri tifosi. Che cosa pensi tu e anche la squadra del fatto che non ci saranno i tifosi? Ovviamente è difficile giocare senza i nostri tifosi, però sono sempre con noi. Ci spingono sempre, anche se non ci sono proprio lì, che qui. Dobbiamo lasciare tutto sul campo, tutto contro i Rangers, e per me se i tifosi sono qua o in Italia sono sempre nei nostri cuori. So, can you other question for Languista? Calcio Napoli 24. Ciao Frank, volevo chiederti se personalmente ti senti nel miglior momento della tua carriera e se anche una piccola rivincita nei confronti magari di della Premier che non ha creduto in te, fortunatamente aggiungo io, e ti ha fatto arrivare qui a Napoli. Grazie. I don't really know if it's the best moment of my career, but I think when you do this job, you have to continue to improve, to work hard to improve, because in football you always learn. So that's what I'm trying to do. So I cannot tell you that is the best moment of my career. I'm happy to live that what I live. So. It's not a revenge because in football everything can happen. You can be here and after I'll be here, so I'm taking this like it's football. See, the question was about personally, do you think this is the best moment of your career, especially being at other clubs or in other leagues where maybe they felt like they haven't believed in you as much? Io non lo so se questo è il momento più bello della mia carriera. Per essere giocatore è importante credere e migliorare ogni giorno. Io non posso dire che è il momento più bello della mia carriera. In football e in calcio tutto può succedere. Ok, grazie Frank. Prego. Ciao, grazie. Jacopo, siediti pure tu qua. Ciao a tutti. Jacopo, siediti pure tu. Ok. Chi vuole cominciare? Il mattino qua? Spalletti, buonasera. Quanto è cambiato la preparazione a questa partita dopo che avete saputo del posticipo? E le chiedo, come battuta, Laurentiis ha già iniziato a giocare, chi gioca, il suo giochino l'ha già iniziato a fare, chi gioca, chi non gioca domani? Allora, è cambiato nel senso che avevamo a disposizione un allenamento in più, che per questa partita è tanta roba. E avere la possibilità di vedere anche chi aveva giocato, come aveva smaltito quelle fatiche della partita con lo Spezia. E poi è sempre lo stesso discorso di farsi trovare pronti in un grande stadio come questo qui, in uno stadio che ha la storia di questo club, di quello che sarà il clima della partita. Passa tutto da lì. Il fatto di avere un giorno in più ti permette di cominciare a pensarci un pochettino in anticipo a quello che può essere la formazione. Quando sei così risicato con le tempistiche, devi aspettare fino all'ultimo momento, perché ci sono sempre cose in evoluzione. In questo caso ho avuto qualche ora in più per pensarci.
Interesting. How have your preparations changed for this game, especially because it's been postponed for an extra day? It's changed because I've got one more day to train, and obviously when you've got a big game like this, that means a lot. We've got the chance to look at where we were and how we were against Spezia in a bit more detail. We've got to be ready. We know this is a big stadium with a big club and a big history, and the atmosphere is going to be really big. Having a day more lets you think more about the technical side of things, but as you know, in football, things always change. Repubblica. Buonasera a lei. Che tipo di partita si aspetta domani, anche considerando il fatto che voi un giorno di riposo in più l'avete avuto, loro non hanno giocato campionato, quindi saranno molto stupido. Qui il tipo di partita che ci si aspetta, da un punto di vista fisico, loro hanno avuto di più di vantaggi, non è chiaro. Però poi per un evento così importante sono cose che possono starci. Anzi, facciamo le più sentite condoglianze a quello che è successo a tutta la famiglia e a tutta la nazione. Non è che si abbia molte alternative poi quando si viene a giocare queste partite qui, in questi stadi qui. La partita sarà quella lì per forza. Loro riescono a loro pubblico, loro città, loro storia dei Rangers, riescono a trasferire tutto dentro i 90 minuti delle partite. È lì che ricevi la botta di tutte quelle cose messe insieme nello scorrimento della partita, e che devi essere bravo a saper reagire dentro quella pressione emotiva, quella pressione vocale, quella pressione fisica, perché saranno tante cose tutte insieme che ti vengono addosso, ecco. Però ormai li conosco abbastanza bene, i nostri calciatori, e ho visto tanti segnali positivi da un punto di vista di ricerca, da un punto di vista di essere disponibili a esercitare o a mettere in mostra quelle che sono le loro qualità in qualsiasi contesto. Li vedo molto più sicuri, molto più convinti, molto più tranquilli di poter andare a giocarsi la partita anche non in una situazione di questo genere qui. The question was, what kind of game do you expect in terms of the physical aspect of things, since the Rangers didn't even play at the weekend? Obviously, I expect it to be physical like any other game, but let's not forget this is an important event, and I send my condolences to the family and to the nation as a whole. This game is always going to be a big game. The story and the atmosphere and everything that Rangers bring means that anything can happen in those 90 minutes. And if all these things, like the reaction, the press, the physical press that they've got, go together, it can make this game much more difficult for us. But we've got lots of positives to look for in terms of the players that are available, and it definitely gives some of the chance to the players to show what they've got to offer, the ones that don't normally play every week. Buonasera. What was your thoughts on the draw when it was first made? And has your thoughts on the group changed any after the first round of matches? Secondo te, quando hai visto il girone, cosa hai pensato delle squadre dentro del girone? Che fosse un girone per i sentimentali del calcio, del football, perché ci sono squadre storiche, club storici dentro, e che siccome queste competizioni non capita spesso di viverle, di giocarci dentro, essere quelli che andavano poi anche in degli stadi di questo livello, che avevano questo blasone, questa storia, doveva essere un vantaggio in più, una felicità in più, ecco. Ho pensato questo. Perfetto. Sì, sorry, thoughts on cosa hai pensato quando hai visto
avete sentito, scusate la domanda. There was a sentimental for football to having a group with so many great historical teams in it. That doesn't always happen in this tournament. So the chance to go and play in all these great stadiums is something that I'm really looking forward to. Hi there. Rangers have been in a poor run of form at the moment, obviously suffering two heavy defeats in a row. How much of an impact do you think that will have on the performance tomorrow, and do you expect a reaction from these Rangers players? Do you think that might make it a bit more difficult for you? Recentemente i Rangers sta soffrendo un po', hanno perso le ultime due partite. Che tipo di reazione ti aspetti dal punto di vista dei giocatori? I giocatori dei Rangers. The Rangers. Loro subiscono questa differenza da quando giocano in casa a quando giocano fuori, perché come si diceva prima, il clima che si trova dentro questo stadio qui, o questo tipo di stadio di blasone storico di questi club, diventa una spinta, diventa una forza di energia superiore. Non leggevo l'intervista di alcuni calciatori che hanno giocato nei Rangers in passato, e tutti dicono che di fronte al loro pubblico in questo stadio è impossibile non avere reazioni superiori a quelle che sono la media, a quella che è la normalità, ecco. E quindi mi aspetto una reazione superiore alle aspettative di una partita normale. So they know that's because Rangers can play how they play home and away, that they're used to this sort of pressure. This sort of stadium becomes a push and a sort of force of energy for the players. I've read players from the past saying that this is impossible to come here and not have some sort of reaction with the atmosphere. Absolutely, I'm sure that it'll have an amazing atmosphere reaction for the players. Gazzetta dello Sport. Da un punto di vista non tattico, ambientale, non so se è d'accordo, può somigliare un po' alla partita di Firenze, ambiente ostile, qua forse ancora più modificato, che corrisponde a una buona prestazione ma non alla migliore della sua squadra. Ecco, se il paragone regge da quel punto di vista, quali sono le cose da migliorare? L'atteggiamento, poi tatticamente le situazioni saranno diverse. Come atteggiamento, noi abbiamo giocato in degli stadi, anche abbiamo fatto delle partite anche l'anno precedente, dove si poteva trovare questa pressione numerica da un punto di vista di differenze di tifosi sugli spalti, e da un punto di vista di diciamo di passione esercitata durante il match dai tifosi avversari, che si percepiva, si sentiva durante la partita. Però poi i calciatori hanno ricercato ugualmente le loro qualità di fare la loro partita. Noi sappiamo che quando si viene a giocare su questi campi non è che tu la possa mettere sullo stesso piano per vincere la partita. Se noi andiamo a usare le stesse caratteristiche che hanno loro, le stesse armi che hanno loro, la perdiamo, perché in quello loro sono bravissimi. Il clima sarà questo qui, la foga sarà quella, la velocità dell'attacco, difendo, riparto, ricompongo e ti do l'ultimo assalto, e sarà quella lì, lo sappiamo. Per cui c'è solo un modo per modellare questo tipo di vampate o di sciagattoni dentro la partita, che è quello di tenere palla e di dire ora si fa quello che voglio io, perché se no diventa difficile, ecco.
se noi pensiamo ogni volta che riconquistiamo palla di randellarla e poi di essere pronti alla volta successiva e così via per l'arco dei 90 minuti, diventa difficile. Riconquistiamo palla e ora la metto per terra e ora comincio io. Vediamo se sei bravo anche tu a fare la disponibilità che ci vuole in questo tipo di calcio qui, ecco. The question here was, how do you think you'll be able to improve in terms of your attitude because of the way that the team will play, Rangers will play at the stadium? We've played games with this kind of pressure with the fans right on top of you before. This type of passion for the fans is not new to us. You can feel it, but the players know their game and they're aware of their own abilities. If we use the same characteristics as them and try and play the way they will, we'll lose. But the speed of the game is making sure that we've given everything that we've got. It's important to keep the ball and to show what we can do with it, or it will be very difficult, but we'll be ready to play. Corriere dello Sport, Maida. Buonasera a te. Visto che ha avuto più tempo di preparare la formazione, ci ha detto, è Simeone l'uomo giusto per questo tipo di battaglie? E al di là, se vuole dirmelo o no, non importa. Mi interessa più capire cosa sta insegnando questo ragazzo per diventare, per fare quello step successivo da un buon attaccante a un grande centravanti. Ma prima parlavo con Capello e Costa Curta, anche loro avevano la stessa curiosità, anzi Capello ha detto, dice, tutti vanno a cercare la punta più fisica, ora nelle squadre più toste tu hai fatto giocare quello più tecnico, sempre cioè in Manchester City aveva tutti questi falsi nove, poi è andata a prendere la punta fisica. Noi abbiamo quella partita lì, dove, cioè abbiamo la partita con lo Spezia, che probabilmente io pensavo da un punto di vista mio di poterla gestire meglio nella loro metà campo, poi loro sono stati bravi a renderci la vita più difficile e nello stretto della loro metà campo, della tre quarti, era più uno che sa palleggiare e poi ogni tanto ti scompare, ogni tanto ti riappare, ogni tanto va di là, ogni tanto viene di qua e Raspa a fare questo è bravissimo, oltre che poi essere presente da un punto di vista di movimento, perché ha fatto di corsa Raspadori, ha fatto più di alcuni miei centrocampisti dentro la partita, per cui ha fatto quello che mi aspettavo. Ora domani probabilmente ci vogliono cose un pochettino differenti per quella che sarà la partita qui, ecco, ci devo pensare bene, però è una cosa normale fare anche altri pensieri e non si perde niente né con quello né con quell'altro. Magari con Giovanni si riesce a attaccare qualche volta di più la profondità perché fa quello di mestiere lui, gli garba andare a vedere cosa c'è di là alla linea difensiva, se la linea difensiva è dietro la porta lui va oltre va oltre la tribuna a vedere che roba trova, ecco. E lui è un calciatore forte, anzi fortissimo, perché ha questo entusiasmo, ha questa voglia di andare a chiappare tutto quello che passa, sia come notizie che gli vengono date, sia come scorrimento di partita. E quando ci sono quei calciatori lì, diventa abbastanza naturale che poi facciano quel passo in avanti a diventare dei campioncini, oltre che a rimanere buoni calciatori, è sempre la disponibilità che mettono nel fare le cose. Ecco, lui è entrato due o tre volte dalla panchina, e quando ti viene vicino che gli vuoi dire le cose, fammi giocare, non me le dire, perché così sfrutta anche quei 30 secondi lì e allora lì diventa più facile tutto, ecco. With regards to, we've had more time for preparation and we're thinking, is Simeone the best player maybe for this game, and what is it he's been learning recently, and he talks a little bit about Costa Curta and Capello.
and Capello about how these players have working with them and working with different players in the past. He says that lots of players at Man City play with fake nines, number nine position, like we did against, we kind of played that way about Spezia, but they made it difficult for us in the midfield by swarming around us. The players are moving well, but I've got to say he ran more than most centre midfielders do, and he gives us something different. It's normal to think about different situations regards a game. Giovanni, he likes to run, and he'll always run. He'll even run past the last line of defence. He's a great player with enthusiasm, and he wants to improve. And players like him, it's normal that they do improve, because they're always ready, even from the bench, and he's always asking me when he can play. Le ultime, Radio Chris Chris. Sì, salve mister. Quella di domani sarà la sesta partita in poco più di 15 giorni. È un dato che sta tenendo conto per le scelte? Ci potrebbero essere delle novità nella formazione tenendo conto di questo particolare? Non lo so, dipende dalla formazione, lei come l'ha pensata. Se ci possono essere delle novità in base a quello che è il suo pensiero della formazione, non lo so, dipende. Che tipo di formazione ha pensato? Le partite sono ancora poche, anche se così ravvicinate, ma noi siamo stati fortunati perché poi qualche calciatore in più l'abbiamo usato, quelli che abbiamo usato si sono fatti trovare pronti e ci hanno dato contributo da un punto di vista di gioco e ci hanno tolto da un punto di vista di minutaggio di quelli che avevamo intenzione di usare di più, per cui siamo a posto, ecco. Poi ora, se dopo essere partiti da poche gare così si comincia già a sentire la fatica, e quando un calciatore gioca tutta una partita, quello che può veramente rimanere come acidità e che dà veramente fastidio sono gli ultimi 20 minuti, come abbiamo detto l'altra volta, perché sono quelli che, se giochi sul tossico, poi ti rimangono delle scorie. Ma noi bene o male abbiamo cambiato tanto, e poi abbiamo la sicurezza e la convinzione che questo tipo di partite qui diano qualcosa di più a tutti. Prima Sky ho detto, per me oggi è come essere la vigilia di Natale. Domani vado a scartare i regali sotto l'albero da come sono felice di essere a giocare queste partite qui. E dipenderà poi, dice, che vuol dire, che tipo di regalo hai ricevuto? E di solito i bambini, quando poi si sono comportati bene, i genitori gli fanno un regalo più bello. Ecco, è quello lì un po' il fatto che questa è una competizione che ti rende talmente felice, insomma, che si vanno a eliminare tante cose che ti sono successe o che ti potrebbero creare problemi per giocarla, ecco. The question was, this is like your sixth game in just over as much as 15 days. How does that change your thoughts about formation and things? And he says, well, my formation is obviously going to depend on the game. We're lucky to have lots of different players available that can play, and we have done that. We've rotated the squad quite well. But sometimes it can be just thinking that you are tired. When a player plays every game, we kind of find that it's the last 20 minutes is when they start to feel it. But we have had the chance to make different changes and get faith in them all. And then he says that he was talking to Sky outside, and he said it's a wee bit like as if it's Christmas Eve. That's how happy I am to be playing in all these different games, you know, as if I'm being rewarded with all these presents for my good behaviour. Spazio Napoli per la chiusura. Doveva essere Natale anche per molti tifosi del Napoli che volevano essere presenti. Alcuni ci saranno comunque almeno una cinquantina fuori a respirare la vostra stessa aria. Sarebbe bello un suo messaggio a tutti loro, perché sono rimasti molto delusi, ovviamente. E quella è la vera penalità che noi abbiamo durante la partita. Non poter fare il turnover con i nostri tifosi, perché domani non ci saranno. E che però poi si avrà la possibilità di vederli attraverso le telecamere, tutti appesi al televisore, perché saranno tutti lì, saranno giondoloni al televisore per poter entrare dentro, per essere al fianco dei suoi idoli, dei nostri calciatori. E lo percepiamo questo discorso qui, come abbiamo detto più volte,
però averne avuto un numero corretto come erano per quella che era la dimensione della trasferta ci avrebbe dato una mano, ma sappiamo poi che loro ci guardano e che loro ci guarderanno e che loro saranno lì a soffiare dalla parte giusta, a spingere dalla parte giusta, e noi avvertiremo questa loro forza, questa loro qualità. You know, you're saying it's a wee bit like Christmas for yourself, and it is for the fans, and you can understand how upset they are that they're not going to be able to be here. Do you have any messages for them? Not having the fans is a real penalty that we've been given here. Not having been able to have the fans with us. Even the chance of having to be able to see them on the TV or something like that would have been nice. Just having them at our side, they would have helped us massively in an away game. But now they'll want to watch and suffer and push at the right points with us to help us through this game. Allora, volevo soltanto fare complimenti al mio collega De Giorgi e al capitano Giannelli per la vittoria dell'Italia a volley. E poi fare un in bocca al lupo naturalmente alla nazionale di basket per questo finale che hanno da fare. He wants to give his best wishes to his compatriot in volleyball and also